Survivi? No. Eccoci qui con questo nostro amico e tifoso laziale. Allora, dal suo sorriso immagino che sia molto soddisfatto per questa importante vittoria a 2 giorni dal derby. Moltissimo soddisfatto. A 2 giorni dal derby è una buonissima cosa. Senta, le seconde linee della Lazio non hanno deluso. Questa sera realmente è sembrata una squadra composta che ha fatto il suo. Ha fatto il suo dovere per tutti i 90 minuti, non si è scomposta assolutamente. Abbiamo visto una buona Lazio. Quanta carica dà in vista della stracittadina? Beh, abbastanza. Un 3-0 netto, non c'è stata storia né partita, perciò andiamo avanti così. Senta, senza azzardare un pronostico, perché so che siamo un po' tutti scaramantici, volevo sapere solo come si sta preparando per questo derby e come se lo sente, diciamo. Ma io i derby li sento sempre, però dal risultato che abbiamo visto questa sera speriamo un 2-0 e avanti così. Grazie mille. Prego, buonasera. Soddisfatto per questa vittoria a 2 giorni dal derby? Sì, fa morale per domenica, speriamo di vincere anche domenica, anzi sicuramente. Forza Lazio, ciao a tutti. Finito, ok ragazzi. Te, volevo chiederti se questa sera abbiamo dato un dispiacere a questi tifosi accorsi da Atene, più per i tifosi romanisti arrivati quest'oggi per non so che cosa volessero. Volevo chiederti appunto se pensi all'Emplane, ecco appunto domenica, se pensi che la Lazio possa portare a casa il risultato, e volevo chiederti un'ultimissima: qual è il giocatore che temi di più nella formazione giallorossa? Beh, a giudicare dalla forma della Roma, la mela potrebbe imbucarsi nella nostra difesa, che purtroppo, anche essendo forte, è lenta, e quindi con i suoi scatti potrebbe infilarsi nei nostri due difensori centrali. L'importante era vincere stasera per ipotizzare il passaggio del turno, anche se mancano 2 punti matematicamente da conquistare qui contro gli Spurs. E niente, speriamo che il derby vada bene. Non faccio pronostici sul derby, ovviamente. Mi rompevo. Perfetto, ecco, messaggio eloquente. Volevo chiederti se ci vuoi rivelare qualche tua scaramanzia, se fai riti, non lo so, pre-derby. No, no, io non credo nel destino, credo nei buoni giocatori, nella buona qualità della squadra. Perfetto. Ti ringrazio, domenica sarai qui, immagino, no, suppongo. Stinti Nord. Perfetto, grazie. Ok, arrivederci, grazie a te. Salve. Salve. Posso disturbarla? No. Niente. Posso a te? No. Ciao. Posso farti 2 domande? 2 domande. 2, non di più. Volevo chiederti soltanto se sei soddisfatto, immagino, per questa vittoria, se te lo aspettavi. Lazio prima nel girone. Lazio prima nel girone, me l'aspettavo ni. Soddisfattissimo per la partita, poco. Cioè, mi aspettavo molto di più da Zard, spero che continui a giocare, insomma, che vada. È vero. Dato importante questa sera, doppietta di Kozak, Flocker in gol, e manca sempre la sua marcatura. Eh sì, purtroppo sì, ci aspettiamo tutti tanto, speriamo che torni quello di una volta. Ultimissima, quanto fa... Davvero, 3, scusami. Senti, ultima, quanto fa morale in vista del derby questa vittoria? Beh, molto, molto, molto. Quindi, però io non dico nulla. Nessun pronostico? Assolutamente no. Forza Roma! Contento solo di aver dato questo dispiacere a questi tifosi greci arrivati. Più greci, invece erano pochissimi. Quindi. C'era anche qualche esponente giallorosso, mi pare di aver visto. No, non ho visto nulla. Non ho visto nulla. Grazie. A voi.